Uno dei telefoni più strani che ho avuto modo di provare in quest'ultimo periodo è sicuramente il nuovo Ugitel U18, uno smartphone che prende spunto, se così vogliamo dire, da alcune delle caratteristiche contraddistintive di alcuni device e le unisce in un corpo solo. Sarà riuscita l'azienda cinese a creare un prodotto effettivamente valido oppure dovrà arrendersi al suo stereotipo di Frankenstein del panorama Android? Beh ragazzi, scopriamolo insieme all'interno della nostra recensione. Ah ragazzi, comunque un piccolo spoiler ve lo posso dare, infatti lui in confronto con l'iPhone X vince effettivamente su un lato, ovvero non si blocca con il carattere indiano. Per quanto riguarda l'unboxing, ragazzi, ho già fatto un video dedicato e ve lo lascio qui sopra e non ci perderò altro tempo, però voglio farvi notare solo una cosa, perché questo smartphone, come alcuni dei dispositivi cinesi di questa fascia di mercato, possiede un connettore Type-C più profondo rispetto agli altri. Infatti se io metto il suo, ovvero quello proprietario, questo entra benissimo, mentre se prendo un altro classico, standard insomma, che usiamo per tutti gli altri smartphone, come vedete questo sciacqua, non entra effettivamente. Quindi questa cosa non mi è piaciuta molto, perché mi sono ritrovato a dimenticare il cavo a casa e non potevo non potevo recuperare in alcun modo. Comunque adesso parliamo dello smartphone, perché il design non ha bisogno di molte introduzioni, visto che frontalmente possiamo considerarlo il clone dell'iPhone X, mentre posteriormente del Huawei Mate 10 Pro. In linea di massima è noto che i brand cinesi appartenenti a questa fascia di mercato, bene o male, tendano a prendere ispirazione dai grandi colossi, ma nonostante questo smartphone non faccia dell'originalità il suo punto forte, devo dire che comunque è particolare, perché come l'ho definito prima è un po' un Frankenstein di questi smartphone, quindi prende una parte da un brand, una parte da un altro. A prima vista la scocca posteriore sembra realizzata in alluminio, mentre in realtà è plastica con una lavorazione satinata, mentre lateralmente troviamo un frame in alluminio. La back cover comunque non sembra essere molto resistente, per il semplice fatto che l'ho poggiato solamente su tavoli, però come potrete notare qui sembra che ci sia un graffettino, quindi effettivamente risulta essere un pochino fragile. Infatti è consigliabile utilizzare la cover che ci viene data in dotazione. Il fatto è che lo smartphone è già molto spesso di per sé, se poi andiamo a unire la cover allora l'ingombro sarà ancora maggiore. Infatti le dimensioni di questo device sono di 150.5 x 73.2 x 10 mm, per un peso di 213 grammi. Non è affatto un peso piuma e non è un dato da sottovalutare, perché alla lunga potreste sentirne comunque l'ingombro in tasca, infatti pesa un pochino. Tuttavia questo smartphone non è così scomodo da tenere in mano, infatti risulta essere comunque abbastanza maneggevole, perché abbiamo un display in 21 noni e quindi ha una forma più allungata, e devo dire che nonostante tutto in mano si riesce ad utilizzare tranquillamente. E l'unica cosa appunto è lo spessore e il peso, che magari possono far stancare la mano alla lunga. Comunque posteriormente troviamo una doppia fotocamera con doppio flash LED, abbiamo poi il sensore di impronte digitali. Questo è abbastanza preciso ma un pochino lento, adesso ve lo mostro come vi ho già fatto vedere nell'anteprima. Vedete, io premo in questo momento, contati i secondi e poi lo sblocca, no? Vedete, è abbastanza preciso, perché anche se magari tocco distrattamente lo prende, però a volte succede che magari si impalla, quindi bene o male 7 volte su 10 sblocca con successo lo smartphone. Mentre frontalmente abbiamo il notch con la fotocamera frontale, i vari sensori di luminosità e prossimità e la capsula auricolare. Lato sinistro è presente solamente lo slot dual SIM, dual nano SIM oppure una nano SIM e una micro SD, mentre dal lato opposto è presente solamente il bilanciere del volume e il tasto power. Superiormente invece abbiamo un profilo vuoto e inferiormente è presente il microfono con lo speaker di sistema e l'ingresso USB Type-C. Parliamo ora però del display, perché questo Ugitel U18 è dotato di un display IPS da 5.85 pollici diagonale con risoluzione 1512x720 pixel, con una densità di 286 ppi e vetro curvo di tipo 2.5D. Andiamo ad aprire le foto dal mondo e andiamo a vedere un po' come sono questi colori, perché in linea generale la fedeltà cromatica di questo pannello
non è male, anche se i colori comunque hanno delle tonalità un po' calde. Comunque devo dire che non mi è dispiaciuto moltissimo. Purtroppo però il fatto è che la risoluzione non è altissima, in alcuni casi è possibile notarlo, ma personalmente comunque è molto meglio di quanto mi aspettassi. Inoltre anche la luminosità massima e minima sono comunque abbastanza buone, ve lo faccio vedere in questo momento appena finisco le fotine. Eccolo qui, andiamo a vedere quella massima. Ovviamente dalla camera non risulterà poi così, così potente, anche se in realtà comunque lo è. E quella minima comunque anche è altrettanto buona. Quello che invece non mi ha convinto è stato il touchscreen, dove spesso non vengono presi dei tocchi e ci troviamo a rallentare la maggior parte delle attività quotidiane. Inoltre ragazzi, quando arriverà una notifica sarà possibile notare che questa verrà tagliata dal notch, segno che comunque il software non è stato ottimizzato ed adattato a questa novità. Vi faccio vedere per esempio, adesso ve lo mostro in questo momento con la gentile collaborazione di Luca. Adesso ci è arrivata una notifica qui, possiamo vederlo. Diciamo che molte cose qua sopra vengono tagliate proprio dal notch, quindi non mi è piaciuto molto questo fatto. A muovere quest'Ukitel U18 è un chipset MediaTek MT6750T comprensivo di un processore octa-core con frequenza di clock massima di 1.5 GHz, una GPU Mali T860MP2, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile ovviamente tramite microSD. Purtroppo le limitazioni a livello hardware ci sono e si sentono, infatti il sistema è sempre un po' macchinoso e lento, l'apertura delle app non è istantanea, dovremmo aspettare sempre un secondo diciamo per portare a termine l'operazione. Per esempio vedete qui ha fatto il ricaricamento, andiamo ad aprire Facebook, ci mette comunque un po'. Ovviamente io lo paragono ai suoi competitors a livello di prezzo e diciamo che questo processore è un processore low cost, insomma, non è dei più scattanti e performanti. Il software purtroppo non va a migliorare di certo la situazione perché i lag non sono una rarità e tutto questo insomma va a peggiorare un po' l'esperienza utente e le performance generali. Lato gaming invece ho riscontrato un problema con Asphalt 8 che non riesce proprio ad aprirsi, mentre non ho riscontrato alcun tipo di problema con Real Racing 3 e anche giochi un po' più soft come per esempio Subway Surfer. Vedete qui non ce la fa e adesso chiudo, ma tanto ho già provato moltissime volte, rimane bloccato alla scritta Gameloft. Vi faccio vedere Real Racing 3 che magari vi fate un po' un'idea. Comunque i giochi come questo per esempio girano bene e senza lag. Ovviamente comunque i dettagli sono al minimo ragazzi, non vi aspettate che abbiamo un gioco così pesante, super dettagliato e fluido insomma. Eccoci qui ragazzi, siamo partiti. Come potrete notare comunque il gioco va fluido, non ci sono problemi, non ci sono lag, quindi da una parte questo è un aspetto positivo di questo comparto hardware, perché mi aspettavo insomma che laggasse di brutto, per così dire. Ma chiudiamo il nostro amato Real Racing 3 e passiamo a parlare della fotocamera, perché come avrete notato precedentemente, posteriormente abbiamo due belle fotocamere. Una è un sensore da 16 megapixel, ovvero un Sony IMX135, mentre l'altro è un sensore da 5 megapixel con doppio flash LED. Anche in questo caso però i risultati non sono dei migliori, in quanto gli scatti sono sotto la sufficienza in tutte le condizioni di luminosità, in alcune situazioni i colori vengono rappresentati abbastanza fedelmente, mentre in altre sono leggermente alterati. Il livello di dettaglio è appena sufficiente di giorno con una buona illuminazione ed insufficiente in fase notturna. La funzione blur dovrebbe realizzare dei bokeh ma effettua la classica sfocatura circolare a livello software, ovvero abbiamo un cerchio messo a fuoco con tutto il resto fuori fuoco. Frontalmente invece ragazzi è presente una fotocamera con sensore Omnivision OV8858 da 13 megapixel, ma anche in questo caso i risultati sono stati sotto la sufficienza e si replica il discorso fatto precedentemente. Per quanto riguarda invece i video possiamo registrare fino a 1080p, ma il discorso ragazzi non cambia moltissimo e l'autofocus comunque è nella media diciamo per la sua fascia di prezzo, però i risultati non sono eccezionali. Passiamo però invece a un altro aspetto, ovvero il comparto audio. Infatti l'audio in uscita dallo speaker inferiore non è molto potente e abbastanza piatto, vi faccio sentire. Yes, I see the things that they win.
Diciamo che anche questo non è il suo punto forte e che privilegia maggiormente le frequenze, quelle medie e alte, piuttosto che quelle basse. Inoltre a volumi molto alti con determinate canzoni tende un po' a gracchiare. Tuttavia ragazzi, con le cuffie migliora un po' la situazione. Nessun problema invece durante le chiamate con audio nella media per quanto riguarda la capsula auricolare. E parliamo quindi di connettività, perché vi faccio subito vedere, questo Ookie dell'U18 supporta la connettività LTE di categoria 6, è presente ovviamente la banda 20 ragazzi. Abbiamo poi l'Hotnote, il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 4.2, il GPS GPS GLONASS e anche l'OTG. Per quanto riguarda la ricezione non ho riscontrato problemi di segnale, mentre con il GPS ho avuto un po' di difficoltà nell'aggancio iniziale del segnale in luoghi chiusi. Quindi diciamo che alla fine giusto questo potrebbe essere un piccolo aspetto negativo, però per quanto riguarda la connettività bene o male ci siamo. Non ci siamo invece con il software, perché il nuovo entrato in casa Ookitel possiede un software basato su Android 7.0 Nougat con interfaccia proprietaria personalizzata un po' dall'azienda, e adesso vedremo, e patch di sicurezza aggiornate, vi faccio subito vedere perché non mi ricordo, a gennaio mi sembra. Sì, il 5 gennaio 2018. In questo comparto è possibile notare l'altro spunto che ha preso Ookitel da un altro brand. Vi faccio vedere subito come sono fatte le icone, allora le riconoscete? Non vi ricorda un po' la Samsung Experience? Ebbene sì, ragazzi, quindi terzo spunto che l'Ookitel ha preso da un altro brand. Mentre per il resto, come avrete notato anche qui dalle impostazioni, insomma, dalla tendina qui sopra e così via, abbiamo un Android piuttosto stock, dove poi il produttore ha aggiunto diverse funzioni, come per esempio, ve le mostro subito, Smart Somatosensory e con le Gesture Motion e Gesture Unlock. Quindi attraverso delle gestures possiamo andare a svolgere determinate operazioni, e attraverso alcune gestures di movimento, come per esempio facendo così magari scatta una foto oppure risponde al telefono e così via. Oltre che poi è presente anche il System Manager, se non sbaglio, che è qui, che ci permette di velocizzare il telefono, insomma queste cose così. Abbiamo inoltre anche il Face Unlock, che vi mostro subito. Qual è però la cosa brutta, ragazzi? Che purtroppo, se io imposto il Face Unlock, andiamo su sicurezza, se imposto il Face Unlock si disattiverà l'impronta digitale, quindi io non posso utilizzare entrambi. Cioè, se io utilizzo il Face Unlock, l'alternativa è solamente il pattern o la password, non posso poi usare il sensore di impronte digitali. E viceversa, perché se io uso il sensore di impronte digitali, poi non posso usare il Face Unlock. Adesso vi mostro un po' come viene. Non è stato il massimo della registrazione perché ci troviamo in una condizione un po' difficile con questi softbox, però vediamo, insomma. Ecco, vedete? È comunque abbastanza preciso, è veloce, non abbiamo riscontrato troppi problemi. Anche comunque a una certa distanza funziona piuttosto bene, quindi questo va bene. L'unica pecca è stata proprio per questo fatto, cioè che io, vedete, io metto questo, non lo prende proprio, cioè adesso mi ha riconosciuto la faccia. Comunque ragazzi, il software purtroppo è poco ottimizzato ed è possibile riscontrare diversi bug durante l'utilizzo quotidiano. Ve ne faccio vedere uno al volo perché è stato uno abbastanza pesante, perché pubblicando spesso delle stories mi ritrovo a non poterlo fare per il semplice fatto, per esempio, vedete, in questo momento non cambia, non mi cambia fotocamera. Ecco, adesso l'ha preso. La colpa è anche un po' del touchscreen, perché il bug però non era nemmeno questo, perché quando io scatto, io adesso voglio aggiungere uno stickers e guardate, non posso. Voglio scrivere, non posso. Adesso me l'ha preso, ma non posso fare fine. Se io faccio così, ovviamente me lo prende. Vedete? Cioè, questo è un bug non da poco. Vedete, non posso mettere gli stickers. Ovviamente posso ovviare facendo così, però comunque l'applicazione non funziona bene. Ma ho riscontrato dei problemi anche con altre applicazioni che magari crashavano, o per esempio Asphalt 8 non riesce proprio ad andare. E comunque i problemi, ragazzi, ci sono. Il sistema andrebbe ottimizzato, ma abbastanza, insomma, per essere buoni. Passiamo ora però all'autonomia, che potrebbe essere forse il suo punto di forza. Se non fosse, ragazzi, che non è possibile monitorare i consumi attraverso le impostazioni. Ve lo faccio subito vedere, infatti andando sulle impostazioni e poi su batteria possiamo vedere solo il grafico, utilizzo dall'ultima ricarica completa, insomma, non possiamo effettivamente andare a vedere i dati uso batteria. Quindi
quindi ovviamente è possibile farlo con altre applicazioni, però diciamo che questa è una funzione un po' basilare di Android. Comunque sotto la scocca, vi dicevo, troviamo una batteria da 4000 mAh che ci permette di effettuare tranquillamente un giorno di utilizzo intenso, mentre è possibile avere anche 2 giorni di autonomia se utilizzato meno intensamente. Mentre l'alimentatore fornito in dotazione, ragazzi, impiega circa 2 ore e un quarto per ricaricare completamente lo smartphone. Ma eccoci arrivati alle conclusioni, ragazzoli. Infatti quest'Ukitel U18 è uno smartphone che copia dai migliori, ma che effettivamente poi non eccelle in nulla. Purtroppo le limitazioni hardware ed il software non ottimizzato pesano fin troppo, tanto da rendere questo smartphone uno tra i tanti e che verrà tristemente ricordato per essere il Frankenstein dei dispositivi Android. Se volete acquistare un prodotto che cloni iPhone X oppure Huawei Mate 10 Pro per sorprendere i vostri amici, allora potrebbe essere la scelta giusta per voi. Se invece cercate più affidabilità, allora potreste virare su uno smartphone come per esempio Xiaomi all'interno della stessa fascia di prezzo, perché ragazzi è decisamente molto meglio. Infatti ragazzi, quest'Ukitel U18 è disponibile su Lightning Box a circa 140 euro, una cifra non altissima ma che non vale la pena di spendere se dobbiamo scendere a così tanti compromessi. Comunque ragazzi, per questa recensione è tutto. Io vi invito a leggere anche quella testuale che trovate qui in basso in descrizione, perché sono presenti più sample fotografici, i test benchmark e così via. Mi raccomando, seguiteci anche su Instagram, perché a breve partiremo per Barcellona e vi mostreremo tutte le novità della fiera. Un saluto a tutti da Leonardo per gizchina.it.